It is my heartfelt belief that all the people on this earth deserve justice. Social justice, political justice, and economic justice. I believe it is the only way we will ever achieve peace and prosperity on this earth. My name is Asada Shakur, and I was born and raised in the United States. I am a descendant of Africans who were kidnapped and brought to the Americas as slaves. I spent my early childhood in the racist segregated South. I later moved to the northern part of the country where I realized that black people were equally victimized by racism and oppression. I grew up and became a political activist. Ogni giorno, quando andavamo in auto a, da casa alla spiaggia lungo la settima strada, passavamo davanti a un parco meraviglioso con uno zoo e ogni giorno pregavo, imploravo, gemevo e brontolavo perché la nonna mi ci portasse. Era quasi un'ossessione. Diceva sempre che un giorno mi ci avrebbe portata, ma quel giorno non arrivava mai. Sedevo nell'auto imbronciata pensando a quanto fosse cattiva, pensavo che fosse la donna più cattiva sulla faccia della terra, finché un giorno, con l'espressione più strana che potesse avere in volto, mi disse che non eravamo ammesse allo zoo perché eravamo neri. Quando eravamo alla spiaggia andavamo a fare le spese al, alla Carolina Beach, aveva un parco dei divertimenti, ma naturalmente i neri non erano ammessi. Ogni volta che passavamo davanti guardavo le giostre, le ruote panoramiche, gli aeroplanini e il mio cuore anelava di farci un giro, ma la mia corsa proibita favorita aveva piccole barche in una pozza d'acqua e ogni volta che ci passavamo accanto mi sentivo frustrata e derubata. Naturalmente, ostinata come ero, chiedevo ogni volta di fare un giro, sapendo fin troppo bene quale sarebbe stata la risposta. Un'estate, mia madre, mia sorella ed io stavamo camminando lungo il marciapiede. La mamma passava parte dell'estate ad aiutare i suoi genitori con il lavoro. Quando ci avvicinammo alle giostre, io iniziai come al solito. Continu continuai fino alla nausea, finché mia madre, con una smorfia disse: Ok, tenterò di entrare. Quando possiamo non voglio sentire neanche una parola da voi. Lasciate che sia solo io a parlare e se vi chiedono qualcosa non rispondete, ok? Ok. Mia madre andò al baracchino dei biglietti e iniziò a parlare. Non capivo una parola di quello che stava dicendo. La donna alla casa ripeteva a mia madre che non poteva venderle i biglietti. La mamma continuava a parlare molto velocemente, agitando le mani. Arrivò il proprietario e disse a mia madre che non poteva venderle i biglietti e che non potevamo entrare alle giostre. Mia madre continuava a parlare, agitando le mani, e ben presto mi accorsi che stava gridando in una specie di lingua straniera. Non capivo se fosse una lingua inventata oppure una vera. Arrivarono altri uomini, ma lei continuava. Gli uomini allora si fecero da parte e si consultarono, poi tornarono e dissero alla bigliettaia di venderci i biglietti non ci potevo credere improvvisamente ci trovammo a ridere e scherzare sulle giostre tutti i bianchi ci fissavano ma non ce ne importava niente eravamo troppo occupate a divertirci quando riuscii a salire su una di quelle piccole barche mia madre dovette praticamente trascinarmi via ero al settimo cielo quando finimmo con le giostre andammo al Dairy Queen per un gelato e sulla via del ritorno ridemmo e cantammo per tutta la strada quando arrivavamo a casa mia madre ci spiegò che aveva parlato in spagnolo e aveva raccontato al proprietario di essere cittadina di uno stato latinoamericano e che se non ci avessero lasciato entrare avrebbe chiamato l'ambasciata e le Nazioni Unite e non so cos'altro. Ridemmo e continuammo a parlarne per giorni, ma fu una lezione che non dimenticherò mai. Chiunque, non importava chi fosse, poteva arrivare da fuori e avere maggiori diritti e, ris e rispetto dei neri nati in America. La mia prima esperienza scolastica è stata la scuola di Miss Perkins a Wilmington. Era un piccolo edificio di due stanze nella Red Cross Street, dove ho imparato i fondamenti del leggere, dello scrivere e del far di conto. Avevo quattro anni. La scuola di Miss Perkins era la cosa più simile a un asilo infantile che i neri avessero a Wilmington, ma lei non era il tipo da farci fare i giochi per bambini. Eravamo lì per apprendere. Purtroppo io mi raffreddavo facilmente e credo che la vecchia stufa della scuola non riscaldasse abbastanza. Ero più spesso a casa ammalata che non a scuola. Comunque imparai abbastanza in modo che quando passai in prima tutto mi sembrò più facile. Sapevo già leggere. Buona parte della prima elementare l'ho fatta a New York con mia madre. Il resto della prima e tutta la seconda giù al sud con i nonni. Frequentai la seconda elementare Gregory di Wilmington. Gli insegnanti conoscevano bene i miei nonni e li tenevano informati quotidianamente sui miei progressi. Erano insegnanti severi e credevano fermamente nella bacchetta. Noi comunque imparavamo. La nostra scuola ovviamente era segregata, ma gli insegnanti si interessavano alla nostra vita perché vivevano nel nostro mondo, nel nostro stesso quartiere. Sapevano a che cosa fossimo esposti e cosa avremmo dovuto affrontare da adulti e tentavano di proteggerci il più possibile. Più di una volta siamo stati puniti perché era stato preso in giro qualche alunno povero e malvestito. Non dico che la segregazione fosse un buon sistema. Le nostre scuole sono inferiori, i libri erano usati e laceri e ci venivano passati dalle scuole bianche. Ricevevamo solo una minima parte del denaro che lo Stato destinava alle scuole bianche e le condizioni in cui molti bambini neri ricevevano la loro istruzione possono essere descritte solo come orribili, ma i bambini neri ricevevano sostegno, comprensione e incoraggiamento invece dello stile indifferenza con cui venivano trattati spesso nelle scuole cosiddette integrate. C'era un grande cortile asfaltato vicino alla scuola dove giocavamo e facevamo a botte. Siamo cresciuti facendo a botte ed era veramente difficile passare gli anni di scuola senza che ciò avvenisse almeno un paio di volte, così tanto per sopravvivere. Ma mi chiedevo sempre cosa spingesse la gente a battersi, soprattutto dopo che ci fu detto delle guerre. Spesso guardavo il relitto della nave che affiorava di fronte alla nostra spiaggia e mi chiedevo come gli uomini si fossero morti dentro. La nave era stata fondata durante la guerra civile e mi domandavo sempre se portasse nordisti o sudisti. All'epoca pensavo che i nordisti fossero i buoni, ma non riuscivo a trovare molto senso nella guerra. Ci avevano insegnato che la prima guerra mondiale avrebbe dovuto porre fine a tutte le guerre. Ebbene, sappiamo che era una bugia, perché poi c'è stata la seconda. Ricordo che un insegnante ci spiegò che la prima guerra mondiale era scoppiata perché il principe Ferdinando, da qualche parte dell'impero austriaco, era stato ucciso. Quando studiavamo la storia, non ci spiegavano mai il vero motivo delle cose. Ci insegnavano solo banalità inutili, fatti semplificati, luoghi comuni e dati posticci insignificanti. Non riusciva a capirlo. Cosa aveva a che fare la gente in America con questa guerra dal momento che un qualche principe era stato ucciso in Austria? Mi immaginavo di tornare a casa e dire a mia nonna che andavo a combattere per un damerino che era stato ucciso in Europa. Facevano sembrare la guerra così gloriosa a scuola, così eroica, ma le battaglie che noi combattevamo per la strada, tornando da scuola o nel campo da gioco, erano tutt'altro che gloriose oltre ai tagli e ai graffi che ci facevamo nei nostri campi di battaglia era probabile che poi a casa ci picchiassero per il fatto di esserci battuti e per avere sporcato i nostri vestiti. Io ero abbastanza fortunata da questo punto di vista. Quando mia nonna vedeva che ero rimasta più o meno intera, non ne facevo una questione. Immagino che dopo aver fatto a botte doveva avere quasi lo stesso aspetto degli altri giorni normali, quando tornavo da scuola. Ero un vero maschiaccio, una sudicciona. La maglia usciva sempre dalla gonna, i calzini rientravano sempre nella scarpa e i capelli mi attorniavano selvaggiamente la testa. Riuscivo ad avere sempre qualcosa di strappato o sporco e siccome ero goffa e impacciata avevo in genere l'aspetto di una vittima di circa 50 guerre mondiali. La maggior parte delle nostre liti iniziava sempre per motivi futili, come avere pestato i piedi a qualcuno, sputi volanti e l'approvazione contestata di qualche penna o matita, ma dietro i litigi era ben visibile l'avversione per se stessi. Testa pelosa, testa pelosa, se ti acchiappo per il culo sei morto. Se adesso ti senti brutta e nera, vedrai con le botte che ti faccio diventare viola. Non sei altro che un negro per me ti farò vedere che ne faccio dei negri come te. Faresti meglio a chiudere quelle grosse labbracce gonfie. Ci chiamavamo jungle bunny conigli della giungla e bash booby negri di fratta. Parlavamo delle nostre reciproche orrende labbra tumide e nasi piatti. Parlavamo di noi stessi come dei pickinnies negretti, gente dai capelli crespi, eccetera. Comportati secondo la tua età, non secondo il tuo colore, ci dicevamo l'un l'altro. Mi ringrazierai quando avrò finito con te, te ne darò tante che ti farò uscire fuori tutto il nero. L'attributo di nero rendeva peggiore ogni insulto. Se dicevi bastardo a qualcuno era brutto, ma se gli dicevi nero bastardo, allora era veramente terribile. Ed in effetti ci fu un periodo della mia adolescenza in cui sentirmi dire nera era un motivo su sufficiente per battermi. A chi hai detto nera? reagivamo. Ancora non avevamo mai sentito dire che nero è bello e l'idea non aveva mai neppure sfiorato la maggior parte di noi. Odiavo mia nonna che mi pettinava i capelli e lei odiava pettinarli. Ha sempre avuto capelli fitti, lunghi e crespi e avrei mandato mia nonna all'inferno. Lei aveva capelli lisci, così era impaziente con i miei. Quando mi pettinava si ricordava sempre di qualche cosa che avevo combinato il giorno prima o i giorni precedenti e mi sbatteva la spazzola in testa. Durante queste sedute mi diceva sempre: Quando sarai grande voglio che tu sposi uno con i capelli buoni, così anche i tuoi figli avranno capelli buoni. Mi senti? Sì, nonna. Mi chiedevo perché lei non avesse seguito il proprio consiglio, visto che i capelli del nonno non erano certo lisci. Ma non ho mai osato chiederglielo. La nonna ripeteva sempre che era un fatto risaputo i capelli buoni erano meglio di quelli cattivi, intendendo che i capelli lisci erano meglio di quelli crespi. Quando mia sorella Beverly era piccola ricordo di averla presa in giro per le sue labbra. Ha labbra grandi, stupende, ma all'epoca le consideravamo una specie di disgrazia. Non ho mai pensato che fossero brutte. Mia sorella mi è sembrata sempre molto bella, ma le sue labbra mi permettevano di tormentarla. Una volta le dissi con quei labbroni l'unica cosa che puoi fare è tenere i capelli lunghi, è meglio che non te li tagli mai. Non saprò mai quanti danni devo avere provocata mia sorella con tutti questi tormenti da parte mia, ma non facevo altro che dire quello che sapevano tutti. Labbra piccole e sottili erano meglio di labbra grandi e tumide. Tutti lo sapevano. C'era una ragazza della nostra scuola cui la madre faceva portare una molletta da bucato al naso perché restasse piccolo. Erano numerose le ragazze che avevano tentato di schiarire la propria pelle con la crema sbiancante e che si erano riempite di bolle. E ovviamente andavamo dal parrucchiere per farci stirare i capelli. Non vedevo l'ora di andare anch'io dal parrucchiere a farmi arricciare i cappelli col fello rovente. Volevo i boccoli a lasciarli Temple, proprio come li portava l'attrice. Odiavo oh, l'odore dei capelli arroventati e anche le scottature sulle orecchie, ma ci avevano insegnato che le donne dovevano fare grandi sacrifici per essere belle. Era risaputo che solo delle pazzene se ne sarebbero andate a passeggio per la strada con i capelli crespi e dritti. E naturalmente i capelli lunghi erano più belli di quelli corti. Era risaputo. Ci avevano fatto un lavaggio completo del cervello e noi non ce ne eravamo mai resi conto. Accettavamo il sistema dei valori bianchi e i criteri bianchi di bellezza e all'epoca accettavamo l'opinione che i bianchi avevano di noi. Non eravamo mai venuti a contatto con altri punti di vista o con altri criteri di bellezza. Quando ero bambina ricordo di aver sentito dire dalla gente nera, i negri non sono che merda, si sa quanto pigri siano i negri, dai una mano a un negro e ti prenderà il braccio. Tutti sapevano cosa facessero i negri dopo, man dopo mangiato, dormivano, e tutti sapevano che i negri non potevano mai essere puntuali. Per questo esisteva il cosiddetto TGC, tempo della gente di colore. I negri non si interessano a niente, i negri non vanno d'accordo tra loro. La lista proseguiva all'infinito. Chi più, chi meno, accettavamo tutte queste affermazioni come, come vere. E chi più, chi meno, le rendevamo vere tra di noi perché ci credevamo. Ho frequentato la terza classe della scuola pubblica numero 151 di Queens. La scuola era quasi interamente bianca ed io ero l'unica bambina nera nella mia classe. Tutti nella mia famiglia erano contenti che andassi a scuola a New York. Lì le scuole sono migliori, dicevano, riceverai una migliore istruzione su al nord che non nelle scuole segregate giù al sud. Ed effettivamente la scuola su al nord fu per me molto diversa dalla scuola giù al sud, soprattutto per una cosa, gli insegnanti erano tutti bianchi, non ricordo di aver avuto un insegnante nero fino alla scuola media, mi sorridevano sempre con una smorfia. Più crescevo e meno mi piacevano le loro smorfie. All'epoca non avevo un nome per loro, ma ora le chiamo smorfie per piccoli negri. La mia insegnante della terza era giovane, bionda, molto pignola e del ceto medio. Ogni volta che entrava in classe mi mostrava tutti i suoi 32 denti, ma non c'era nulla di sincero in quel sorriso. Non riusciva mai a farmi sentire a mio agio. C'era sempre qualcosa di innaturale ed esagerato nel suo comportamento nei miei confronti. Mi ricordo che il primo e il secondo giorno di scuola, mentre si stava insegnando la calligrafia, chiese... Qualcuno di voi sa scrivere una L maiuscola in corsivo? chiese. Nessuno alzò la mano. Timidamente alzai la mia. Tu sai farla? chiese incredula. Sì? e dissi. L'abbiamo imparato l'anno scorso, giù al sud. Bene, vieni a scriverla alla lavagna mi disse: scrissi la mia penosa piccola L da seconda classe alla lavagna. Dopo avermi guardato e fatto un cenno di approvazione con il capo, disegnò una grande L, molto bella ed elaborata vicino alla mia. È questo che tentavi di fare Joanne? La sua espressione era compiaciuta. L'intera classe scoppiò a ridere, mi sarei andata a nascondere. Da allora mi accorsi che ogni volta che citavo qualcosa che avevo imparato giù al sud andavo andava su tutte le furie. Non vedeva mai la mia mano alzata, se proprio non poteva ignorarla, come quando nessun, nessun altro alzava la sua, mi diceva qualcosa come Oh, tu sai la risposta, Joanne?». Per ogni festività scolastica, a una classe veniva assegnata una recita da mettere in scena. Ce ne furono per il Columbus Day, Halloween, Thanksgiving e Natale. A noi toccò il compleanno di George Washington e la nostra recita era sull'episodio in cui da bambino aveva tagliato il piccolo ciliegio. Ero stata scelta per fare la parte della recita, ne fui lusingata e molto orgogliosa. Dovevo impersonare uno degli alberi di ciliegio. L'insegnante mi mise della carta crespa verde sulla testa e mi disse di restare sul fondo della scena sino alla fine della recita. Gli alberi di ciliegio dovevano ondeggiare e cantare: George Washington non ha mai mentito! Non ha mai mentito! Non ha mai mentito! George Washington non ha mai mentito! E la verità marcia in avanti! Non mi resi conto di quanto mi avessero preso in giro fino a quando da grande ho cominciato a leggere dei veri libri di storia. Non solo George Washington era stato probabilmente un grande bugiardo, ma una volta aveva venduto uno schiavo per una botte di rum.